usato solo come un insulto, lo rivaluterei, c'è un suo... Però per scendere oltre alla parola serbo c'era anche la parola festa per sì. l'amico Silvio, dico, sì. la festa sì. sembrava veramente che la stavate facendo, perché siete stati molto critici. Sì. Ha detto che Berlusconi è descritto come un leader indebolito, che perde colpi, ingessato nei suoi monologhi ripetitivi, insomma è stato abbastanza duro. È vero, è così. E questa è la situazione, lo dico, con amicizia personale nei suoi confronti, ma è così. Lui se ne deve rendere conto fino in fondo, cioè non funziona. Berlusconi a reti unificate col simbolo dietro non funziona, il silenzio stordito di Berlusconi non funziona, il politicismo, facciamo una riunione, poi facciamo un'altra, poi la colpa di Tremonti, poi la colpa della Moratti, non funziona. Berlusconi che gli italiani apprezzano e Berlusconi che rischia. Secondo lei è finito il berlusconismo, come dire, può ritornare a essere... Se non c'è un fatto nuovo, insomma questa consunzione rischia di essere definitiva. È allucinante questa cosa che avete fatto. È anche un po' sfumato, sfocato, se lo vede. Berlusconi pure basso l'avete fatto. Berlusconi, Silvio, Cavaliere, non ti ingessare, non diventare una statua di cera, non avere paura, torna a combattere, e noi siamo qui anche per esprimere una cosa preziosa per il paese, la sicurezza che tu sei capace di cambiare, sei capace di sostituire, diciamocelo con una parola semplice, la autocrazia con la democrazia nel tuo partito e nel tuo movimento. Quando ci parla della giustizia e ci dice che ci sono i giudici, le toghe rosse, ebbene, dopo tanti anni dobbiamo stabilire che Berlusconi ha fallito sul fronte della giustizia. Avrebbe dovuto parlarci con una sola frase, dicendoci: non parlerò più di giustizia perché la riformerò la giustizia. Tutti i guai di Berlusconi nascono dal fatto che fu abolita l'immunità parlamentare. Allora perché non reintrodurla? Dopodiché Berlusconi non sarebbe più oberato da 1500 pensieri, è angosciato, lo si capisce, pensa solo ai fatti suoi, ma te credo, perché con le questioni giudiziarie che lo tormentano non credo che abbia molta voglia di dedicarsi al PIL. Quando ci racconta insistentemente della RAI e del fatto che Santoro gli ha fatto perdere le elezioni, certifica la sua sconfitta, perché ci dice che in 17 anni non è riuscito a toccare e riformare la giustizia e non è riuscito a riformare la RAI. Se tu non sei una figura con un carisma doppio, quello tuo personale, privato, non hai la lingua di legno, sai dire le cose come l'uomo comune vuole che siano dette, ma sai anche avere il profilo istituzionale di un Presidente del Consiglio che sa fare politica e che sa che la politica ha delle sue leggi. Se tutto questo piano piano scompare perché sei sotto assedio, perché i tuoi processi ti angustiano, perché devi passare tutto il tuo tempo col tuo collegio difensivo, perché non riesci a districarti dalla caricatura che di te fanno i tuoi avversari, e quindi su tutti i terreni, l'informazione, la televisione, la libertà psicologica degli italiani, non riesci a costruire un pluralismo del contraddittorio, ma ti abbandoni a noiosissimi monologhi di cui il paese si è stufato. Sapete perché perdiamo? Perché Berlusconi non fa più Berlusconi, perché Berlusconi deve comandare di più e può solo comandare Berlusconi. Ma perché secondo voi andiamo alle primarie e qualcuno può prendere la leadership al posto di Silvio Berlusconi? È ridicolo. La Melchiorre, chi l'ha voluta? La Melchiorre è arrivata, chi la conosce? È diventata sottosegretaria, è durata 3 giorni, non è neanche venuta in Parlamento, si è dimessa. Perché? La verità è perché voleva diventare viceministro. Ma l'errore non è che lei dice me ne vado, è chi l'ha voluta, perché noi dobbiamo aiutare e mantenere la nostra maggioranza con i nostri voti. Giuliano Ferrara, secondo me sta mettendo in scena un regicidio, perché bisogna partire secondo me dal presupposto che il berlusconismo è una monarchia, e Giuliano ha l'ardore di mettere in discussione
i poteri della monarchia, cioè di trasferire al popolo alcuni poteri del monarca. E però Berlusconi non può perdere il fiuto. Come si fa di fronte a un referendum che è popolare, che lo vedi che trascina, come si fa a volerlo bloccare? Vuol dire che non capisci che c'è un'ondata popolare. Allora si può sapere chi è che sta vicino a Berlusconi? Si allontanassero, lo lasciassero di nuovo da solo, fategli aria! Che cosa si può fare adesso? Sì, ho visto la nomina di Alfano, ma è un modo per prendere tempo, non è un modo per risolvere il problema. È un modo per allontanare la soluzione del problema. Diciamocelo con franchezza, è stato nominato per dire si cambia qualche cosa. Che cosa non lo sappiamo? Come non lo sappiamo? Io ho detto Alfano è stato nominato dall'ufficio di presidenza. E chi è? Ci sono i ministri. E beh, chi li conosce? I ministri, in quattro lo decidono, in un grande partito come il nostro, che conta milioni di elettori, occorre ripartire dalla base. Questo partito comunque lo si riformi, e di qualche riforma avrà bisogno, nel momento in cui non diventa più un partito al servizio del presidente, un monarca o condottiero, come diavolo vogliamo chiamarlo, Berlusconi, diventa un partito come tutti gli altri, cioè un partito che non potrà portare nessun cambiamento epocale, vero, strutturale in questo paese. Rivitalizziamo, perché a sinistra c'hanno Bersani che non fa altro che rimboccarsi sulle maniche e non parla di niente. Bersani non c'è. Se l'avversario è Bersani e noi perderemo le elezioni del 2013, io vengo qui e mi sparo. Non è possibile.